Quando abbiamo riflettuto e mi è stato chiesto di riflettere e di condividere con i candidati che erano presenti una valutazione su quella che è la dimensione di una banca piuttosto che il riferimento territoriale che esse devono avere. Io vi parlo, ci conosciamo tutti, le persone al tavolo anche, vi parlo non i due candidati, vi parlo della provincia di Cuneo. La provincia di Cuneo oggi è un'anomalia nel panorama italiano. Abbiamo oggi ancora 11 banche piccole, forse 10 perché una è diventata grande, la Banca d'Alba, che è una banca di credito cooperativo, ha superato quelli che sono i criteri di una banca piccolina. Queste banche stanno dimostrando e hanno dimostrato, nonostante il periodo davvero terribile, un elemento fondamentale, che è un elemento che secondo me anche a livello politico deve essere considerato. Chi fa banca, nel vero senso della parola, e chi la fa radicata sul territorio, pensando che il ruolo fondamentale del credito, io l'ho già detto più volte in questa sala, è quello di intermediare tra chi ha denaro e chi ne ha bisogno, quindi tornare davvero a svolgere un ruolo che non è soltanto finanziario, economico, ma sociale, allora sì che a quel punto il modello di banca torna a essere quel motore del quale ha bisogno anche una regione come la nostra. Noi abbiamo perso nel tempo su gran parte del territorio regionale i centri decisionali del credito. Purtroppo per scelte strategiche, ricordo soltanto qualche esempio, il gruppo UBI, il gruppo Banco Popolare, Unicredit, che insomma, e chi più ne ha più ne metta, i gangli decisionali di queste aziende si sono spostati verso altre regioni. E sicuramente l'attenzione degli istituti si è rivolta ad altri territori, insomma si raccoglie in Piemonte ma spesso si impiega anche in altre soltanto e non anche in altre regioni. Allora, la regione non ha competenza in modo particolare su questi assetti, però può, con la sensibilità e con l'intelligenza che dovrebbe avere un ente intermedio che comunque avrà un ruolo fondamentale anche nel contesto di una riforma istituzionale che prenderà corpo nei prossimi anni, costruire dei percorsi affinché la regione possa continuare ad avere quelle banche, quelle realtà creditizie a supporto del tessuto imprenditoriale e lavorativo. Troppo spesso le aziende oggi in Piemonte come in Italia, si trovano in difficoltà non tanto per problemi patrimoniali quanto per problemi di liquidità. Se noi torniamo e costringiamo le banche tutti insieme a tornare a fare quel meraviglioso ruolo che dicevo prima, forse riusciremo a ridare un pochino di fiato all'economia. Mi permetto una sollecitazione anche sulle riflessioni di Giovanna, che è questa. Votare. Quando ci sono due candidati, non c'è nessuno al dovere di spingere verso uno o verso l'altro. Mi preme però dire questo: per il voto sono morte delle persone, è stato un sacrificio inenarrabile. Questo è un diritto che abbiamo, ma è anche un dovere. Sento troppi colleghi che mi dicono: domenica vado al mare. Bravo. Convinciamo le persone ad andare a votare. Bravo. E a votare, perché il voto è un'espressione di democrazia e quel cortocircuito a cui faceva riferimento Giovanna è pericolosissimo, può far derivare il modello sociale italiano che con tutti i suoi difetti
però ha fatto sì che noi, la nostra generazione, abbia avuto un periodo meraviglioso, oggi si trovi a faticare, sì, ma che con la giusta energia, con le giuste forze e con il confronto con le parti sociali, perché questo sì, ecco, lo ribadisco in modo particolare, la Regione non potrà sottrarsi al confronto con noi. Sulla sanità, sull'assistenza, sul trasporto pubblico locale, dovremo essere presenti e non ci potranno mettere in un angolo dicendoci la concertazione non c'è più, non vogliamo più confrontarci. Noi siamo coloro che non rappresentiamo soltanto i lavoratori, la CISL rappresenta i cittadini nei bisogni più fondamentali e anche i lavoratori, non dimentichiamocelo mai, e questo io spero che la Regione lo comprenda e consideri quello che sarà il contributo che riusciremo a dare, non come una provocazione ma come un elemento di riflessione importante, perché se così non sarà, purtroppo dalla concertazione andremo in un momento di conflitto. Questo non è il DNA della CISL, questo non è il DNA della CISL, ma se saremo costretti, purtroppo andremo anche al conflitto. Abbiamo fatto alcune pressioni in passato, siamo riusciti a ottenere dei bei risultati. Buon lavoro a tutti.